Buongiorno, oggi l'argomento è l'apprendimento. È una delle nostre materie preferite perché è dentro in tutti i processi dell'essere umano, anche nella riabilitazione, anche nell'allenamento, tanto più nella formazione. Spesso erroneamente si parla di apprendimento quando si parla di lezioni frontali, il maestro e gli alunni seduti ad ascoltare. L'apprendimento invece è una delle cose più naturali che esistono al mondo. È dentro di noi da quando nasciamo, da quando iniziamo a camminare, a parlare, a nuotare, a vivere, insomma. L'apprendimento è per noi uno degli strumenti più importanti su cui lavorare e crediamo che sia necessario stare nella realtà il più possibile per apprendere. Apprendere significa proprio sperimentare profondamente la realtà, il contesto nel quale si vive, che sia l'allenamento o la riabilitazione, o anche lo sport da praticare. Una volta sperimentato, praticato, avendo effettuato tanti tentativi, rischiato di sbagliare, cadere, rialzarsi, essendo motivati e provando a sperimentare efficacia e consapevolezza, allora sì, si può ragionare insieme su che cosa significa apprendere. L'apprendere significa provare a consolidare qualcosa, una competenza, e provare a ripeterla nel tempo. Ogni cosa che ci si pone davanti è sempre diversa, è sempre in evoluzione, è sempre più imprevedibile. Più siamo padroni, più le cose sono imprevedibili. E quindi l'idea è di avere una competenza che è evolutiva, che è fluida, che è liquida, come la società di oggi, con l'idea che domani siamo pronti a rispondere e a reagire a degli stimoli imprevedibili. Significa questo essere competenti al giorno d'oggi. È quello che cerchiamo di fare con i nostri operatori, da tutti i punti di vista, è quello che cerchiamo di dare a voi come clienti pronti per rispondere ad ogni esigenza che la vita vi chiama. Grazie, ciao!